Vivere in campeggio ha i suoi pro e i suoi contro. Un pro è che ogni mattina sarete immersi nel silenzio, circondati dal canto dei passeri, dei merli e delle rondini. Un contro è che in questo contesto diventa molto, molto, ma veramente molto difficile alzarsi dal letto. Da buon milanese, il caffè lo prendo in piedi. Anche perché il mattino ha l'oro in bocca. Chi dorme non piglia pesci. In campeggio ci sono tante, tantissime cose da fare. In particolare, oggi è una delle giornate più importanti dell'anno. È veramente e assolutamente uno dei miei giorni preferiti, quello in cui raccolgo uno dei doni più amati. Lo abbiamo visto in fiore solamente un paio di mesi fa. Per raccogliere le ciliegie occorre un ciliegio, le ciliegie e una mano per raccoglierle. Prima cosa, controllo qualità. Controllo superato. Per raccoglierle useremo l'indice e il pollice, come se fossero una pinzetta. Ciliegie raccolte vanno stivate nell'apposita borsa.
È importante ricordarsi di lasciarne qualcuna anche per i merli, tutti quegli uccelli che le amano, affinché anche loro possano godere la bellezza e soprattutto la bontà di questo frutto straordinario. Pollice e indice, come se fossero una pinzetta di precisione. Quelle in alto sono le più buone perché sono cariche di luce e di sole. Più su di così non si può andare. È un momento veramente magico. Indice e pollice, come se fosse una pinzetta di precisione. Controllo qualità, approvato. E questo è solamente un primo raccolto. E ora arriva la parte più importante. Maria, ed ecco la nostra Maria. Grazie a te. E questo è un modo eccezionale per conquistare tutte le amiche. E qui siamo in zona VIP e difatti ci sono i grandi attori. Vieni qua. Adriana Cima, giusto, come sì, che era? Sì. Adriana, che è la nostra attrice di punta. Di punta proprio, di punta e di tacco. Consegno grazie, le nostre grazie. Ciliegie di stagione, che ben conosci, sono ottimo. Uniche al mondo. Beh, certo, perché uniche per essere risolto. No, queste sono... Adesso, questo è un primo assaggio cinematografico. Okay, faremo il raccolto di stagione. Adriana, ecco, bello di Adriana è che ride sempre. Meno male. 5 minuti con Adriana e passano tutti i problemi del mondo, anche perché qui siamo, come detto, in zona VIP, fronte lago. Fronte lago. Qui abitano. E qui siamo in prima fila lago, zona super VIP. E infatti c'è la terza dose di ciliegie di stagione per la nostra Simona, che come tutti sappiamo ama essere fotografata. Un raccolto veramente generoso. Ma la vita in campeggio è riservata agli uomini duri e alle donne autentiche. C'è sempre tantissime cose da fare e da buon milanese devo occupare il tempo nel migliore dei modi. E quindi concludo ricordandovi che io sono Paolo @ amoreconilmondo.com. Iscrivetevi al mio canale e
Venite con me! A fare il bucato.